Cristina, noi ci incrociamo in tanti consigli di amministrazione, abbiamo discusso di tante tematiche. Io e Cristina siamo appassionati di ESG e quindi la sostenibilità passa anche per inclusione e rispetto delle diversità, qualunque esse siano. Ecco, Cristina, io però ti voglio chiedere questo: che cosa possono fare in più i board? Come, guardiamo un attimo dall'università alle corporate, no? Per prendere quel percorso di Paolo. Cosa le corporate possono fare di più e meglio per colmare un po' quelle distanze che ci ha fatto vedere Giovanni all'inizio della presentazione? Marco, grazie di questa domanda, perché effettivamente le società, in particolare i consigli di amministrazione e quindi i consiglieri di amministrazione, a mio avviso possono fare molto, peraltro avendo a disposizione adesso anche delle leve normative che diciamo, riescono, no, a supportare in qualche modo questo percorso. Diciamo, anche l'indicazione per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile inclusa nel nuovo codice di autodisciplina delle società quotate. Si può agire su più piani. Quello più propriamente consigliare ed endoconsigliare attraverso l'attività dei comitati ed uno esterno di sistema attraverso supporto, sempre nel ruolo di consigliere di amministrazione, allo sviluppo di azioni di moral suasion, anche in collaborazione con investitori istituzionali e autorità di vigilanza. Io partirei da ciò che sono riuscita a promuovere e realizzare direttamente nella mia esperienza consigliare di oltre 10 anni in 8 società quotate con una market cap fino a 4 miliardi di euro. Ecco, una sorta di piccolo vademecum per le azioni da mettere in atto in realtà sin dall'ingresso in CDA, che sono inquadrate in ambito governance e talent management e dunque di pertinenza in particolare del comitato sostenibilità e del comitato nomine e remunerazione. Quindi la prima. Naturalmente queste sono azioni che nelle grandi società in buona parte sono state realizzate, quindi io mi riferisco, diciamo, a avere la capacità di calarle poi, come è stato appunto in molti degli esempi diretti che sono riuscita appunto ad affermare, anche nelle società di minore dimensione. Quindi prospettiva di valutazione corretta, nella prospettiva di valutazione corretta dei rischi di sostenibilità di lungo termine, come ambito ora anche considerato nei rating di sostenibilità ESG, l'inserimento in modo permanente a livello statutario e non transitorio per via normativa come adesso, di una presenza equilibrata di genere negli organi di controllo e di governo. In secondo luogo, sempre nella prospettiva di valutazione corretta dei rischi di sostenibilità di lungo termine, in ambito di talent management, diciamo, e quindi nella sfera del comitato nomine e remunerazione, un assessment di inquadramento sia delle posizioni che retributivo delle prime linee, in quanto è abbastanza frequente, come voi ben sapete, che a parità di livello di responsabilità vi siano differenze a sfavore di ruoli ricoperti da figure femminili, e naturalmente in seguito a questo assessment procedere con l'eliminazione di tali gap, con attenzione a realizzare tali cambiamenti in un arco temporale ristretto. Ecco, proprio ieri in un panel a porte chiuse tra consiglieri di società quotate, che è stato, diciamo, guidato dalla Bocconi, è stato rappresentato che proprio recentemente in una società del FTSE MIB il responsabile del personale abbia proposto un cambiamento per allineare i gap di genere all'interno della società, ma ponendo la scadenza al 2030. Ecco, per fortuna un nucleo duro di consigliere sono riuscito ad ottenere che la scadenza fosse invece anticipata al 2022. Terza azione, introduzione nelle policy di successione della prima linea, per poi scendere a tutte le posizioni di responsabilità anche delle linee sottostanti, di procedure di selezione che prevedano obbligatoriamente candidati di entrambi i generi. E naturalmente poi, come prima veniva ricordato, la fissazione di obiettivi in tal senso. Per quanto riguarda invece le possibili azioni, diciamo, dell'affirmative action, no? E delle collaborazioni che possono crearsi a livello di mercato, il riconoscimento pubblico delle best practice, cioè quindi bisogna dare sempre più forza alle migliori pratiche. Allora, come WCD, che appunto è una fondazione riservata a consiglieri di società quotate rilevanti, i cui membri siedono in CDA di aziende che complessivamente hanno una market cap di oltre 8.000 miliardi, di cui sono membro del comitato globale, Visioning Awards, lo stiamo facendo anche selezionando a livello globale aziende che rappresentano appunto provate best practice come esempi di successo sostenibile e che vengono premiate in un evento annuale che quest'anno si terrà peraltro il 9 di giugno e che mi vedrà tra gli interventi della serata di assegnazione di questi premi, a cui partecipano per esempio quest'anno Larry Fink, che
che come sapete è l'amministratore delegato di BlackRock, Jamie Dimon, che è l'amministratore delegato di JP Morgan, Adina Friedman, che è l'amministratore delegato del Nasdaq. Questo è importante perché dare visibilità e forza a chi già ha compiuto questi passaggi sicuramente aiuta anche le altre aziende a fare lo stesso. Quindi, peraltro suggerisco la partecipazione appunto a tutti i board member a questo esempio e anche a segnalare candidature. Ultimo passaggio sul settore finanziario a proposito di collaborazione all'interno del sistema. Ecco, il settore finanziario sta guidando in realtà con una certa forza questa transizione. Peraltro è un ambito che ancora ha dei forti squilibri, no, in questo senso. Da dove arriva la spinta del settore finanziario? Può arrivare anche dalle politiche di credito, che in realtà cominciano a contenere alcuni elementi, no, e parametri di supporto. Cito a questo proposito una recente operazione che si muove in questo alveo, che è la linea di credito legata a parametri ESG di 600 milioni, che è stata concessa da un consorzio composto tra le altre banche anche da Intesa al gruppo Invest Industrial, che è strutturata parametrando il pagamento degli interessi a fattori ESG anche in ambito diversità di genere. E l'autorità di vigilanza, devo dire, ha dimostrato, insomma, di stare molto attenta, no, ai vari elementi. Peraltro, ultimo tema che sta ancora adesso, che attualmente in consultazione sulla diversità di genere, è quello della diversità che dovrebbe caratterizzare le tre figure di vertice delle banche, cioè del presidente della D e del presidente del collegio sindacale. Quindi all'interno di queste tre figure si sta ipotizzando, no, una diversità di genere. Non mi aspetto che le banche naturalmente accolgano con gioia questo eventuale invito, però ci si sta pensando. Chiudo bene, semplicemente con un suggerimento di lettura, fonte di ispirazione su come affermare alcune buone pratiche in generale. La biografia di Michelle Obama, se non l'avete letta, vale la pena. Grazie. Grazie Cristina, sempre vulcanica e piena di tante cose. Io ne aggiungo solo una: aziende come la nostra, per esempio, ha un meccanismo che dice 50-50 complain or explain, cioè sui processi di recruitment, sui processi di pipeline management, sui processi di promozione, Mercer dice o fai un equo bilanciamento oppure mi spieghi perché non lo fai e ti prendi un'azione non nel 2030 ma nell'anno prossimo di ridurre sempre più questi gap. Posso dire che il nostro CEO Moon, un'azienda da oltre 5 miliardi e mezzo, è una donna franco-canadese che ha girato il mondo, in cui marito si occupa, e conosco benissimo, della sua famiglia. Quindi insomma è interessante anche come modello, no? Per il famoso walk the talk che diceva Giovanni all'inizio.